Buongiorno a tutti e bentornati sul canale di Easy Trading. Partiamo subito con un aggiornamento molto veloce. Dopo la sessione di dibattito che c'è stata questa notte alle 3 del mattino ora italiana tra Biden e Trump, che ha visto scintille tra i due concorrenti alla poltrona della presidenza della Casa Bianca, con Trump che ha cercato di metterla un po' sul caos, quindi cercando di parlare sopra al suo diretto avversario, cercando di comunque. Sempre rispondendo con toni abbastanza violenti. Biden ovviamente ha incalzato Trump sui temi più caldi, quindi sul Covid, sulla gestione disastrosa dell'emergenza Covid, sulla gestione delle rivolte razziali, sulla nomina del membro del Consiglio, scusate, della Corte Suprema, del giudice della Corte Suprema e ovviamente sul tema delle tasse emerse in questi giorni, su cui pare che Trump non abbia pagato tasse da diversi anni o comunque sia in maniera abbastanza strana. E detto questo, ovviamente Trump ha ribadito come suo modo di fare in maniera abbastanza forte, quindi è stato un incontro molto molto diciamo al fulmicotone, così dire, e i mercati questo lo hanno sentito e reagiranno di conseguenza. Quindi questo è stato il primo scontro, ce ne saranno prossimamente altri due, da qui fino alle elezioni dei primi di novembre. Trump ha già detto che comunque mette le mani avanti perché se dovesse perdere chiederà il riconteggio di tutti i voti arrivati via posta. E questo è il motivo per cui in questo momento sta cercando di spingere per mettere un giudice della Corte Suprema che sia a lui favorevole. Tant'è vero che la nomina del nuovo giudice riguarda una donna, ma è una donna conservatrice, ultracattolica, che rispetto invece al giudice precedente, che era liberale e di visione estremamente femminista, come potete ben capire, le cose potrebbe cambiare l'ago della bilancia all'interno della Corte Suprema insieme agli altri giudici. Però, detto questo, andiamo subito a vedere i grafici e vediamo cosa sta succedendo sui mercati. Ed eccoci qua, come di consueto, su un grafico del Nasdaq che oggi segna un meno 1% sul future, quindi siamo già in un mercato estremamente ribassista e difficilmente inverterà la rotta dopo quello che è successo questa notte, ma soprattutto dopo che ieri aveva già dato segnali di ribasso, quindi anche ieri alla fine aveva chiuso meno 1% e adesso siamo a meno 0,94 più o meno, con l'S&P 500 a meno 0,77%. E qui siamo in un momento abbastanza cruciale. Vediamo soprattutto che cosa è successo sul time frame orario, lo andiamo a vedere, perché vi faccio vedere cosa è successo questa notte quando è iniziato il dibattito. Eccoci qua. Questo è il time frame orario, qui è quando è iniziato il dibattito, vedete, e qui è quando si è concluso più o meno. Se è durato un'ora e mezza e vedete che gli indici durante i future durante questa ora e mezza hanno fatto una forte volatilità e hanno oscillato parecchio, soprattutto hanno oscillato verso il basso. Perché? Perché ovviamente l'incertezza politica che si potrà venire a creare dal voto elettorale americano preoccupa non poco gli investitori. Non solo perché in un mercato, diciamo, dove Wall Street è tendenzialmente più favorevole a Trump, fa preoccupare un po' gli investitori, ma perché visto che Trump ha dichiarato che comunque in caso di sconfitta, al momento diciamo è in svantaggio rispetto al suo concorrente, porterà il conteggio dei voti molto alle lunghe perché contesterà tutti i voti arrivati via posta e quindi questo creerà non poco caos, come era già successo, come vi ho già detto precedentemente. Ma detto questo, tecnicamente quindi siamo in una fase ribassista in questo momento, ci dovremo attendere un mercato nervoso per le prossime settimane, soprattutto con forte volatilità molto probabilmente, e quindi bisognerà andare ad agire di conseguenza. Quindi torniamo un attimo sul time frame giornaliero, Nasdaq in questo momento diciamo future in ribasso, ma in ribasso anche l'S&P 500. Andiamo a rimpicciolirlo un pochino, in ribasso anche l'S&P 500, lo andiamo a vedere subito. Vedete che comunque l'andamento degli indici americani siamo più o meno nella stessa situazione. Qui abbiamo un supporto a 3.200, mentre abbiamo una resistenza, che ora il supporto è diventata resistenza a 3.350, quindi anche l'S&P 500 è abbastanza
intrappolato in un canale. Lo stessa cosa, diciamo, si sta verificando un po' per il Nasdaq, che sta sembra essere intrappolato, diciamo, più o meno dentro questo canale qua, che è tra 11 e 400 e un pochino più sotto tra 11.000. Quindi qui ci sarà adesso un nuovo test di questo supporto qua intorno agli 11.050 e saremo a vedere cosa succederà. In tutto questo ovviamente chi ne beneficia e chi non ne beneficia. Allora, ovviamente questo mercato così incerto rafforza il dollaro e andiamo subito a vederlo. Qui un attimo siamo su Lufthansa, ci torniamo dopo perché ne parliamo in maniera abbastanza interessante. Allora, chi ne beneficia? Ne beneficia ovviamente il dollaro. Allora, ieri avevo pubblicato sul mio canale Telegram questa ipotesi di questo pattern ABCD perché il dollaro, vedete che aveva mostrato i muscoli in questa prima tratta per poi ridiscendere e poi tornare di nuovo in alto e poi tornare di nuovo in basso, e questi segmenti hanno più o meno la stessa estensione. Quindi qual era l'idea? L'idea è che il dollaro, sulla base anche di quello che poteva succedere in nottata con il dibattito Trump e Biden, potesse rimbalzare. Probabilmente poteva rimbalzare qui sulla media 21 periodi. In realtà non c'è arrivato a rimbalzare sulla media 21 periodi, si è fermato un pochino prima ed è rimbalzato adesso, proprio qua. E perché questo è interessante? Perché da questo punto ci possiamo attendere un nuovo slancio da parte del dollaro e quindi un nuovo rialzo che possa più o meno essere simile a questa spinta qua. Ve lo faccio vedere adesso con una tecnica abbastanza semplice. Come li misuriamo questi rialzi? Andiamo a prenderci Fibonacci, li misuriamo qua. Prendiamo Fibonacci, misuriamo dallo spike low allo spike high. E andiamo a vedere dove è andato a rimbalzare il primo, eccolo qua, il primo ritracciamento, e siamo esattamente qui, vedete, su 50, sul livello 52 di Fibonacci. Poi cosa è successo al secondo? Andiamo, spostiamo anche qua Fibonacci, eccolo qua, guardate. Vedete che l'estensione è la stessa di quella precedente, e anche qui guardate dove è andata a rimbalzare, più o meno siamo intorno ai 50, vedete che qua siamo intorno ai 52 e qui è tornato indietro. Ora cosa potremmo attenderci da un punto di vista puramente tecnico e statistico? Che da qui riparta il dollaro e possa arrivare a questo livello qua, quindi intorno ai 12.000, 12.250 in realtà. E staremo a vedere, quindi spostiamo un attimino, diciamo, la nostra estensione dell'onda dell'ultima onda, eccolo qua, e io mi aspetto quindi che il dollaro possa tornare intorno a questi livelli qua, quindi andare vicinissimo alla media, scusate, a 200 periodi. Ovviamente questo cosa influisce? Influisce su tutti i vari cambi, quindi influisce ovviamente sull'euro dollaro che ieri sera è andata a toccare la media a 21 periodi ed è tornato indietro, e quindi sul dollaro, come avevo già detto nei giorni scorsi, scusate, sull'euro dollaro, come avevo già detto nei giorni scorsi, la tendenza che ci possiamo aspettare è ribassista con un target vicino agli 1,15. Staremo a vedere. Quindi il dollaro molto probabilmente trascinerà dietro alcune valute, perché la forza del dollaro questo farà. Ma soprattutto andrà a influire anche sull'oro. Perché? Perché ovviamente un bene rifugio, il dollaro essendo un bene rifugio alla stregua dell'oro, quando i capitali si spostano da una parte all'altra, è ovvio che i beni rifugio non possono andare tutti nella stessa direzione. Quindi quando il dollaro diventa estremamente forte, diciamo, l'oro tende a scendere, ed è quello che sta facendo, guardate. Ed è quello che ha fatto in precedenza, quando il dollaro ha mostrato i muscoli, poi è tornato su e stanotte, vedete, oggi sta in netta discesa. Quindi anche qua cosa ci possiamo attendere per l'oro? Ci possiamo attendere che vada a sfidare nuovamente il supporto che ha toccato nei giorni scorsi, quindi siamo a 1,850, e che molto probabilmente riesca anche a romperlo se il dollaro continuerà a manifestare tutta questa forza. Due parole andiamo a vedere sul petrolio. Il petrolio che non trova pace, soprattutto non trova il prezzo che vorrebbe l'OPEC, ma rimane sotto i 39 dollari, e questo sul WTI americano, e questo ovviamente
influisce anche sul settore energetico, influisce sulle aziende del settore energetico. Una domanda che mi era arrivata su Lufthansa, e la stavo guardando prima, ve la faccio vedere perché la LHA, eccola qua. Perché la domanda era ovviamente, ok, dice, come tutte le aziende del settore dei trasporti, quindi non solo Lufthansa, ma Delta, American Airlines, chi più chi ha ne metta, poi la stessa Boeing, insomma tutti i settori legati ai trasporti, quindi anche al turismo, sono scese molto. Lufthansa in particolar modo è scesa tantissimo, ovviamente, che come tutte le compagnie aeree ha risentito del problema della pandemia. Ora cosa c'è di interessante su Lufthansa da vedere? C'è da vedere questa formazione, questo triangolo discendente, che solitamente è un triangolo che segnala una continuazione di trend ribassista, e questo ci fa pensare, perché qualcuno mi chiedeva, forse siamo giunti ai minimi, posso entrare per comprare qualcosa? Non lo sappiamo se siamo giunti ai minimi, perché in realtà guardate qua, questo livello qua, vedete questo supporto qua, è stato toccato una, due, tre e quattro volte, e questa riga rossa che vedete qua non è altro che il POC dei venditori, quindi significa che i venditori qui sono ancora molto forti e hanno stabilito la loro trincea esattamente qua, intorno ai 9 euro. Ora siamo a 7,164 euro, in questo momento misura meno 1,3% oggi. Entrare qua sì, può essere un ingresso, non è detto che sia un ingresso sicuro perché potrebbe non aver finito di scendere. Certo, in questo momento tra l'altro questo triangolo discendente è supportato anche dai volumi, cioè vedete che i volumi sono comunque in flessione ed è normale perché quando c'è un triangolo discendente di questo tipo i volumi tendono a scendere. Ora cosa succederà? Naturalmente qua, in questa zona qua, nei prossimi giorni, ci sarà un aumento dei volumi molto forte e ci sarà la rottura di questo triangolo. Statisticamente, tendenzialmente, il triangolo quando si rompe verso il basso. Questo è un triangolo di continuazione, quindi diciamo che l'80% delle volte quando si forma un triangolo di questo tipo e viene rotto da volumi alti, il triangolo si forma verso il basso e c'è una continuazione del trend ribassista. Se così non dovesse essere, dovremmo aspettarci una rottura di questa resistenza e quindi di questo POC. Quindi fate molta attenzione, se volete entrare, entrate con piccole posizioni perché nel caso di nuove discese sarete poi costretti ovviamente a incrementare. Quindi non è detto che Lufthansa abbia finito di scendere. Ieri in realtà sui mercati c'è stato non molto movimento, però le aziende si sono comportate tutte abbastanza male. Vediamo un po' oggi come stiamo andando. Andiamo a vedere un po' cosa è successo per dire su AMD, che ieri per esempio ha recuperato il 2,8%, favorito un po' dalle notizie sul mondo dei semiconduttori, e questo diciamo, ha riportato guardate il valore di AMD oltre gli 80 dollari, facendo ben sperare per il proseguo. Tra l'altro, si è riportato sopra la media 21 periodi e sopra la media 50 periodi. Quindi, AMD per il momento sembra ancora un'azienda solida, malgrado diciamo, tutti i problemi sul tecnologico. Microsoft ieri meno 1%, andiamo a vedere qua, vedete come continua a oscillare intorno a questa zona qua dei 200 dollari, su cui sembra avere grosse difficoltà a capire che strada prendere. Intel 51 dollari, finalmente si porta sopra la media 50 periodi, ma si mantiene sopra la media 21 periodi dopo il grande crollo che c'è stato a luglio. In questo momento sta cercando di riprendere quota e di riportarsi, diciamo, a valori più consoni. Intel ha un grosso gap da recuperare qua e vediamo quanto tempo ci metterà a farlo. Su Intel io invece sono entrato su questi livelli qua perché secondo me Intel ha un'azienda che può sicuramente migliorare nel corso dei prossimi mesi. Verizon, su cui abbiamo fatto il nostro trading, su cui anche ci siamo usciti sulla rottura diciamo, della media 21 periodi, perché dopo la rottura della testa e spalle
non c'è stata continuazione del trend, vedete, e quindi il target di 67 è stato per il momento rinviato. Perché è tornato indietro Verizon? Perché sta cercando di uscire in tutti i modi dalla testata giornalistica sempre dell'Huffington Post, che è in estrema difficoltà economica, e siccome Verizon è uno degli azionisti di maggioranza, sta cercando di tirarsene fuori, e questo probabilmente penalizza un po' l'azienda. Altre aziende che avevamo messo nel mirino, che su cui stiamo tenendo un po', su cui siamo entrati, questo è Mercato Libre, l'Amazon, diciamo, argentina, che si riporta sopra la media a 21 periodi, anche se negli ultimi due sedute ha un po' sofferto, ma qui il mio outlook è estremamente positivo su questa azienda. Poi abbiamo anche T-Mobile, concorrente ovviamente di Verizon, che si comporta leggermente meglio di Verizon, è tornato anche qui sopra la media a 21 periodi, quindi tendenzialmente un trend resta positivo dopo che era scesa sotto la media a 50 periodi e era tornata sopra. Due parole veloci, le andiamo a vedere su Bitcoin, perché ieri avevo indicato, così come avevo fatto col dollaro, più o meno lo stesso esercizio, visto che avevo detto che Bitcoin mi aspettavo che finalmente riuscisse a rompere la resistenza degli 11.000 dollari e tornare a sfidare o gli 11.400 prima di un nuovo ritracciamento e un nuovo rimbalzo. Staremo a vedere. Per il momento oggi, ieri e oggi ha fatto due candele praticamente identiche, una è positivo, una è negativo, quindi ha annullato il guadagno di ieri, e anche qui c'è un po' di consolidamento. Due parole veloci su Binance, perché Binance l'abbiamo seguita negli ultimi tempi. Su Binance il mio outlook per il momento resta positivo e per il momento, diciamo, sta andando nella direzione sperata, 28 dollari al momento, quindi anche Binance non resta che attendere per vederlo tornare, diciamo, a livelli dei primi di settembre, quando aveva toccato e sfidato i 34 dollari. Per il momento è tutto, non c'è molto altro da dire, spero che questo video vi sia stato d'aiuto, come sempre iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati, mettete like, mettete i commenti, ci vediamo alla prossima, stay tuned, fingers crossed, ciao a tutti!